Bene, al Betty Show, quest'oggi ho detto una puntata ricca di ospiti perché è sempre così, noi cerchiamo di dare il massimo donandovi delle emozioni che poi sono loro stessi a darvi, perché si può partire dal comico, dal teatro, dal cinema, dallo sport, dalla cultura, insomma, tutto ciò che poi è arte e creativo, noi cerchiamo di promuoverlo, poi specie anche quando è nel nostro territorio maggiormente. Allora, che dirvi? Intanto voglio fare un saluto e quindi introdurre il primo ospite che si chiama Marco Spinelli. Buon pomeriggio, ciao Buon pomeriggio, grazie mille. Come mangi? Piacere, bene, Emozionato un po'? benissimo. Ma no, guarda, un po', Appena un però po'. Appena un po', sì, perfetto. emozionato. Anche perché Caldo, diciamo che è il caldo quello che eh poi sì, sta un po' più stressante. No, più che altro c'è stato freddo, adesso è spuntato oggi il sole all'improvviso. E pensare che tu sei mizzeno, sei di Caltanissetta, lo sì. diciamo subito, stamattina Caltanissetta si è alzata con qualche Esatto, goccetta, ci sono le nuvole, quindi arrivare qui e trovare il sole è un po'. È stato strano? Sì, strano. Va bene, però è così, insomma, poche gocce e poi esplode nuovamente l'estate. Chi è Marco Spinelli? Marco Spinelli è il fenomeno che Facebook sta conoscendo perché è un personaggio della nostra terra che si è inventato un qualcosa di suo, prettamente personale. Poi adesso sto vedendo determinate situazioni carine, ma voglio che me ne parli tu, quindi inserire dei video divertenti, ne vogliamo parlare? Di che si tratta? Allora, possiamo dire che è una passione più che altro, non è nata la cosa faccio dei video divertenti, quindi li metto su Facebook e li faccio girare, no, è stata una passione fin da quando ero piccolo, ho sempre fatto video, poi mi è sempre piaciuto fare ridere le persone, quindi con il passare del tempo, facendo alcuni video e vedendo che le persone piacevano, su internet ho continuato a metterli. Ed arrivare a certi risultati, diciamo, perché girano molto. E infatti Infatti, è cioè, vivo su YouTube. sono qui per questo motivo, cioè, se non ci fossero stati questi video su Facebook, non sarei sicuramente Sì, ma anche perché poi la notizia si è divulgata, sappiamo che i social sono una cosa qui. Sì, impressionante, si scrivono ovunque, penso che quindi sia poi. una delle cose più forti che c'è adesso nel mondo, perché il social dà la possibilità di diventare qualcuno a tutte le persone, non c'è qualcuno che è penalizzato, quindi non può farlo, ma è un'arma a doppio taglio, però, È un'arma a anche doppio un'arma a taglio, doppio taglio, infatti non dimentichiamo, anche questa è una cosa vera di quello che stai dicendo. Però grazie a questo comunque parliamo in Quindi non maniera è stata positiva, tutta, appunto, come tutte le cose, quindi siamo arrivati a te perché poi anche qualche giornale locale, a livello anche regionale, si è interessato a questo fenomeno simpatico che circola su Facebook e poi anche su YouTube, perché poi il passo è breve da una parte all'altra. Quindi Marco, allora, come ti è venuta questa idea però? Cioè, insomma, la differenza, nord e io, sud, allora, nord e sì. sud, queste differenze che poi sono dei luoghi comuni, ma a volte neanche tanto comuni in quanto reali, però Esatto. dico, com'è che ti sei ispirato a questo piuttosto che magari poteva essere un'altra argomentazione? Ma diciamo che nord e sud è una delle cose che mi è sempre piaciuta, cioè anche lo stesso dialetto, lo stesso dialetto tra tutte le regioni d'Italia. Cioè, io spesso con gli amici scherzo, parlo in romano, in napoletano, ovviamente scherzando. Però se ci pensiamo bene, andiamo a vedere poi nei video le differenze tra nord e sud. Ci accorgiamo che è una cosa vera, le persone mi dicono è vero, hai fatto la scenetta nord e sud, è vero, è vero, è vero. Però ovviamente non è una cosa vera che vediamo. Possiamo dire che è uno stereotipo di quello che viviamo ogni giorno, più che altro. Certo, e questo è quello che praticamente poi tu regali, il sorriso, che è la cosa più Esatto, bella, che poi uno vuole ironizzare, vuole scherzarci su, perché alla fine ci si prende in giro, ma lo si fa sempre Io non è ironicamente. il primo a prendermi in giro, cioè, prima prendo in giro noi stessi, Stesso, sì. certo. Allora, a proposito di questo, vogliamo sentire già qualche battutina che tantissimi amici conoscono e quindi insomma la vogliamo proporre anche in radio perché sei l'ospite e quindi la comicità è quella che dà sicuramente un piacere, perché sorridere, come abbiamo detto prima, fa star bene, quindi
si dice che una mela al giorno toglie il medico di torno, ma anche un sorriso ti fa vivere meglio, è vero. Allora, una prima scenetta che voglio proporre alla gente che magari ancora non ti conosce, invece tantissimi che ti conoscono sono magari all'ascolto e dico, oh, ciao, guarda, guarda chi c'è, c'è Marco Spinelli al Baby Show, è quella che riguarda un contesto simpatico che è la spiaggia, no? Quindi abbiamo la differenza tra chi magari si trova in spiaggia ed è del nord e con chi invece magari del sud la vive diversamente. La sentiamo. Madonna santa, ma c'è un sole bestiale! Madonna, ma quasi quasi mi bagno i piedi, almeno mi rinfresco. Ah. Ah, Madonna, ma sei mica pazzi che faccio il bagno con quest'altro? Ci manca poco, ci lascio pure le penne. Franco, andiamo a casa! Rosario, che fa la bomba d'anguria? Vedi che è fantastica, fenomenale, ti fa digerire tutto, tutto. No, mi sto andando a fare il bagno. Ma come, non ti sei mangiato la pasta a forno? No, me l'ho mangiata 10 minuti fa. Ah, venga, allora te lo puoi fare, vai, vai. Ora ti faccio vedere un tuffo di quelli carpiati tripli. Ragazzi, non ci posso credere, siamo quasi a 10.000 followers. Allora, qui nella descrizione del video c'è il link della mia nuova pagina. Ho aperto la pagina quella ufficiale dove ci metto tutti i video e qui sono col mio amico. Ragazzi, mi raccomando, cliccate nella pagina, condividete, fate tutto quello che volete.